personaggio per me significa anche che chi muore per una grande causa, per qualcosa in cui crede così profondamente da poter morire, Melissa, non è una vita perduta. Il mondo dopo questo sacrificio può forse, sì, può forse veramente. Qualsiasi altro ideale, qualcuno che amavamo e che non tornerà più. A me è accaduto. E questa commedia poteva voler dire che lui, che loro, non sono morti in vano. Ci sono bottegai, politicanti, imbroglioni, briganti. E ora, secondo me, quello che questa commedia deve dimostrare è che non bisogna mai disinteressarsi, mai lasciare perdere, che bisogna avere una fede e costringere con ogni mezzo i bottegai, i politicanti, gli imbroglioni e i briganti alla nostra fede. Sì, sì, ma perché? Ma perché prendere proprio la creatura più semplice, più onesta, più pura che sia mai esistita e dimostrare che ha dovuto accettare dei compromessi ignobili prima di compiere la sua missione? Ma perché è vero? Figurati se non ha capito che il delfino è un buffone nel momento stesso che entra da corte. E lo sa certissimamente quando lo incontra nel secondo anno. Ma non l'avrebbe incoronato se l'avesse saputo. Io non l'avrei fatto e tu nemmeno ti conosco, Jimmy. Tu non sopporti l'inganno nel tuo lavoro, a teatro. Mia cara Mary, permettimi di dirti qualche cosa sui fini commerciali a teatro. Sono pauroso. Uno ha a che fare con ogni sorta di lazzaro. Hai sentito quando dicevo che il teatro dove dobbiamo debuttare adesso risulta affittato da un tizio che per farlo affittare ha combinato una truffa ed è in galera? E se noi non copriamo il suo segno a vuoto, lui resterà dentro e perderà l'affitto e noi non potremo andare su. Bene, non c'è un altro teatro? Disponibile? No. Beh, io non lo farei. Ma tu non devi farlo, io sì. Ma Jimmy, è come entrare in complicità con il ladro. Ma a questo ci siamo già. Non vorrei chiedervi da dove viene certo denaro dei finanziatori. Arriva in assegni da $1,000. E così come finisce? Non finisce mai. Il mondo è così, è sempre stato così. E il teatro è nel mondo come tutto il resto. Eppure io penso che valga la pena di mettere su una commedia su Giovanna d'Arco in mezzo a tutto questo. La razza umana è una massa di corruzione temprata da alti ideali. Uno non può sacrificare la propria onestà, ma